Grass Generation, il fascino del brick, la forza del grass porcellanato. Ceramica rondine, italiani per stile. Buonasera. È arrivato il finanziamento di 3 milioni e mezzo di euro dal MIBAC per poter ristrutturare Palazzo Ducale. Secondo il progetto della direttrice delle Gallerie Estensi, Martina Bagnoli, i lavori, che dureranno fino al 2020, interesseranno la facciata sud della Delizia Estense, il giardino all'italiana e le tante terrazze, oltre a ridare acqua al torrente. Sulla tanto accesa polemica per la costruzione della bretella Campo Galliano Sassuolo, il sindaco Claudio Pistoni cerca di far chiarezza. I dettagli nell'intervista. Signor sindaco, bretella sì, bretella no, il no è cominciato a serpeggiare da qualche tempo, ma anche bretella fonte di polemiche. Facciamo un po' di chiarezza. Io credo di essere uno di quelli che sostiene la bretella da sempre, insomma. E oggi più di ieri, sembra un assurdo perché molti oggi sostengono che ieri la bretella ci voleva, oggi non ce n'è più bisogno perché c'è la Modena Sassuolo. Invece oggi la bretella è fondamentale ed è fondamentale portare avanti anche altri due concetti. Noi abbiamo il tema del raddoppio della pedemontana e il tema della ferrovia sulla Modena Sassuolo, che sono elementi sui quali noi da un anno e mezzo, anzi sul raddoppio della pedemontana dico la verità da 4 anni, perché nessuno ha mai gestito questa parte, perché quella parte lì è una parte che necessariamente bisogna che venga finanziariamente messa dentro agli interventi fatti. Il raddoppio della pedemontana è promesso all'interno della bretella e stiamo lavorando invece con le ferrovie per interrare anche la strada per il sul pezzo della pedemontana e l'altezza di panorama. E questi sono due elementi essenziali per il nostro territorio per l'arrivo. In più noi, il lavoro che abbiamo fatto è cercare di diminuire il più possibile l'impatto ambientale, che però c'è stato fatto un gran bel lavoro, ed eventualmente correggere alcuni elementi di correzioni rispetto agli allacciamenti alla pedemontana in modo particolare, ma che non sono sostanziali rispetto al progetto. L'altro lavoro che abbiamo fatto, per dire, perché ci rendiamo conto insomma delle polemiche, come si diceva, insomma, che l'impatto ambientale, c'è chi dice che non serve, eccetera, eccetera. Abbiamo anche lavorato per fare il parco sul fiume, se lo chiamo parco per semplificazione, che dà una parola fine, arriva la bretella, c'è il parco, fine su quelle aree lì, e andiamo a, diciamo così, a costruirci pian piano anche una rimodulazione ambientale, sia per quanto riguarda le cave, per fare diventare sempre di più quegli elementi paesaggistico, turistici, ambientali, ed andando a risolvere i problemi idrologici anche del fiume, che metteranno in sicurezza per sempre, non c'è mai un sempre definitivo, ma come si dice nei prossimi anni, quindi si è costruito anche a fianco un percorso sul fiume che ambientalmente ti dà la possibilità insomma di chiudere un ragionamento, ma come venga avanti, se vengo più avanti. Prendo dentro anche l'area dell'ex Goio, dove andiamo a prendere 100.000 metri di verde, ma perché così si chiude qualsiasi discussione su espansioni domani su quelle aree. Quindi questo è un po' il lavoro sulla bretella in quanto tale, un lavoro come si dice complesso. Secondo, terzo elemento, che ormai ne ho detti tanti, è che da quando noi siamo arrivati come amministrazione, la bretella è un iter chiuso localmente, perché erano già state fatte le conferenze di servizi negli anni passati, addirittura mi pare fosse la giunta Patuzzi l'ultima conferenza di servizi, che aveva già stato quindi approvato il progetto in quanto tale, quindi aveva un iter, c'è già una ditta, un apparato di ditte che ha vinto un progetto a parte, adesso non è definito dal punto di vista formale l'aspetto, ma non cambia assolutamente nulla. E oggi è finito anche l'iter, diciamo così, amministrativo, perché con la registrazione alla Corte dei Conti le ditte possono iniziare i lavori domani mattina. Se qualcuno vuole fermare la bretella oggi, presumibilmente come è stato fatto anche in passato, deve andarla a pagare, cioè nel senso di dire voi non fate più quell'intervento lì, per il lavoro fatto, per il danno subito gli dovete dare dei soldi. Questa è l'unica possibilità per bloccare oggi la bretella, che può anche essere che il governo decida sostanzialmente di farla. Ultima cosa, dopo aver chiarito un po' il pensiero intanto individuale ma anche di maggioranza, ci sono delle scaramucce, chiamiamole così, anche da parte delle opposizioni. Non è che siamo all'inizio della campagna elettorale, ma potrebbero essere utilizzate.
Certamente sì, cioè da adesso in avanti tutto è utilizzato, c'è da parte di tutti, ma io credo anche giustamente c'è più attenzione anche sulle, vedrete anche quante piccole cose che usciranno, che ce ne saranno a miriade, insomma, ecco, perché fino a ieri, insomma, voglio dire, si andava avanti anche sui problemi grandi, perché la nostra città, sapete che 102 milioni di euro di debiti su un bilancio inferiore ai 40 milioni, chiuderemo la legislatura intorno ai 67-68 milioni. E lo dico sempre, guardate, tenere in ordine questi conti permette di salvaguardare i servizi, non è una stupidaggine, perché non riesci a, se tu riesci a gestire in questo caso, perché noi siamo ancora in emergenza, perché strutturalmente non abbiamo ancora chiuso né il concordato, ne abbiamo sempre tutte le risorse per gli apporti di capitale, però se riesci a gestire l'emergenza riesce a tenere centrale quei servizi che per noi sono fondamentali, che sono gli anziani, i disabili, le scuole, i minori, che sono argomenti importanti. È evidente che può diventare un elemento anche di campagna elettorale, del quale però io sono, come si dice, poco preoccupato, perché se non succedono interventi governativi che non auspico, secondo me in primavera parte il cantiere. Si terrà sabato alle 11 l'inaugurazione della restaurata via Menotti, pronta in occasione delle fiere d'ottobre. Oltre al taglio del nastro e ai discorsi istituzionali, è in programma la sfilata della banda cittadina La Beneficenza. Nel pomeriggio, a partire dalle 16, l'inaugurazione prosegue con gli allievi della scuola di musica Sonus Academy. Ed ora passiamo allo sport. Ancora buoni risultati per gli atleti dell'MDS Panaria Group. Mentre Tommaso Manfredini si porta a casa il terzo posto alla prima edizione della Easy Run, Federica Boschetti conquista il 12° posto assoluto alla 30 Trentina. Grazie per essere stati con noi anche per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto. L'appuntamento, come sempre, è a domani. Buona serata. Grass Generation, il fascino del brick, la forza del grass porcellanato. Ceramica rondine, italiani per stile.